e il buon Hamamatsu Boy ci guiderà sul circuito di Spa-Francorchamps per un emozionante giro lanciato. Si parte, siamo sul rettilineo del traguardo e arriviamo a curva 1, la Source che si affronta in prima marcia, molto stretti qui per andare a pizzicare il cordolo esterno. Lungo curva 2, questa semicurva che non è né un rettilineo né una curva, si tirano su fino alla quinta per andare ad affrontare la 3, la 4 e la 5, il Radion de l'Eau Rouge, tagliato un po' qui a Hamamatsu Boy, e poi si vanno a tirare su tutte le marce sulla sesta, sul Camel, questo rettilineo forse il più lungo. Si va poi a scalare fino in terza per la 7, la 8 e la 9, le Combe, che porta poi qui in fondo alla Bruxelles, dove si vanno a scalare un paio di marce. Si pizzica un po' il cordolo interno qui per andare ad allargare ed andare a affrontare la 11, e poi si tirano su terza, quarta, quinta per andare a affrontare la 12, la Puon, che è una doppia curva a sinistra che porta poi alla 13 e la 14, il Campus, questa S destra-sinistra che porta poi alla curva verso destra, la Stavelot, da affrontare sempre in terza. Si va poi a tirar su alla 16 la curva Paul Frère, che poi è, non è un rettilineo questo, è una specie di semicurva continua verso destra, ma si va qui alla 17 da affrontare in pieno la Blanchimont, eccola qui pelando un pochino il gas per arrivare poi qui in fondo alla 18, e si ritorna dopo questa variante sul rettilineo. Bene, ringraziamo Hamamatsu Boy per averci fatto vivere un giro lanciato sulla bellissima Spa-Francorchamps, eccolo che taglia il traguardo. Grazie Hamamatsu Boy per averci portato con te sulla tua bellissima Jaguar 999, il suo numero di gara. Eccoci qua. Bene, bene, bene. Siamo quindi pronti dopo questa bellissima emozione, questa bellissima avventura, insieme al nostro pilota Racing Team Italia, Hamamatsu Boy.